Nuovo appuntamento con la pagina dell'Osante, colui che ha voglia di fare, colui che ha voglia anche di osare. E oggi oseremo effettivamente. Lo faremo insieme a Sandro Senesi, che è un motivatore, un coach eh, di crescita personale da oltre dieci anni. Sandro vorrei usare perché vorrei parlare oggi di impresa, essere imprenditore, comprendere naturalmente qual è la strada anche da seguire mentalmente nella crescita proprio di ognuno di noi quando si decide di cambiare veramente, di dare svolta alla propria vita e diventare quindi imprenditori. Possiamo essere imprenditori di noi stessi, ma possiamo essere anche imprenditori con altri soggetti che comunque lavoreranno con noi. E poi c'è la strategia da scegliere, come naturalmente scegliere quello che vorremmo fare per essere imprenditori. Non è facile questa scelta, però naturalmente vogliamo anche provarci e quindi naturalmente chiediamo anche un aiuto. Tanti imprenditori oggi hanno comunque un motivatore e un coach di crescita personale, anche se già in un'attività che ha preso avvio, pensate un po' addirittura se invece questa attività dobbiamo cominciare ad iniziarla. Che mi dice allora, Sandro? Ah sì, ah, sì, allora, guarda, c'è stato un sociologo e filosofo polacco dal nome Zygmunt Bauman che ha parlato per primo di società liquida. Eh, con questa espressione Bauman considera le esperienze individuali e le relazioni sociali segnate da caratteristiche che si degradano e si ricompongono velocemente, in modo vacillante, in certo fluido liquido, appunto. I confini e i riferimenti sociali si perdono eh, mentre i poteri magari si allontanano dal controllo delle, delle persone. Traducendo liberamente il pensiero del filosofo, possiamo dire che non ci sono più certezze e i riferimenti non sono più immutabili. L'unica certezza è l'incertezza e temo che questa visione non sia del tutto campata in aria e anche nel mondo del lavoro continuare a ragionare con i vecchi stereotipi, con i vecchi paradigmi, paradigmi del posto fisso, eh, della carriera monoaziendale o del negozietto sotto casa potrebbe essere una soluzione valida per molti ma non per tutti, diceva la pubblicità un po' di tempo fa. Oggi trovare il modo di lavorare da casa, ehm, magari eh, anche tramite, tramite online e tramite internet, non è più un'aspirazione di pochi, ma sempre più una necessità di molti. Eh, però avere una buona idea imprenditoriale non è sufficiente. Un signore di nome, di nome Thomas Edison, che ha passato buona parte della sua vita a sperimentare come far funzionare la, la lampadina, ha detto che il valore di un'idea sta nella sua esecuzione. Posso avere l'idea di realizzare un mezzo che viaggia alla velocità della luce, però poi dopo lo devo realizzare. Eh, vediamo magari alcune strategie che ci permettono di passare dalla teoria alla pratica. Eh, la, la prima di queste è che non esistono problemi, ma ci sono soltanto idee imprenditoriali. Allora, nel mondo della crescita personale c'è una frase di uno scrittore francese molto usata, purtroppo anche abusata, che dice: Non esistono problemi, ci sono soltanto soluzioni. No? La verità è che i nostri problemi potrebbero essere una fase, eh, una fonte, perdonami, inesauribile di nuove idee imprenditoriali. E cerco di spiegarmi meglio. Proviamo a partire dai nostri bisogni. No? Magari ci sarà capitato di dire. Eh, pensa che spettacolo se esistesse questo prodotto oppure dovrebbero proprio inventare un servizio del genere eh, cosa non darei per avere questa attrezza che, di, che mi permetta di non avere tutte queste rotture di scatole oppure pagherei oro per avere eh, sono frasi che spesso buttiamo lì tanto per dire ma con una ricerca di mercato potremmo scoprire che magari il nostro problema è comune a, anche a tante altre persone e se una soluzione non esiste ancora potremmo avere la, per le mani l'idea imprenditoriale davvero interessante. E invece di andare a cercare magari il mezzo che viaggia alla velocità della luce, partiamo dalle nostre esigenze, dai nostri problemi quotidiani. La seconda strategia è quella di: Viaggiare alla ricerca di nuove idee imprenditoriali. Uno dei suggerimenti del signor Li Ka-Shing, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, è che per diventare migliorario era uno dei, uno delle cose, una delle cose da fare era di viaggiare. Non solo per piacere o per svago, ma soprattutto per osservare e imparare. Eh, se speriamo di avere l'illuminazione imprenditoriale che ci fa svoltare la vita nella cameretta di, di, della nostra stanza in Vogognano Sud, ho paura che magari eh, non arriveremo molto lontano. Bisogna viaggiare, osservare, studiare, replicare, testare, eh, sono necessarie queste cose. E eh, voglio dire, al di là delle mie parole o quelle del miliardero cinese, se si va a fare una ricerca sul web o su libri, sono tanti personaggi che parlano dei viaggi come fonte di ispirazione. Uno di questi è Hoffman, Greg Hoffman, che è direttore marketing della, della Nike, tanto per fare una pubblicità. Un'altra strategia è quella di unire i puntini. Per cercare un'attività originale non bisogna necessariamente inventare un qualche cosa di straordinario tante aziende di successo si sono, si sono affermate replicando modelli di business già presenti o magari replicandole su altri settori avere un'idea imprenditoriale vincente spesso richiede da parte nostra la capacità di saper unire determinati puntini che già sono lì eh, per cercare di essere più concreto eh, su questo pensiero pensiamo al meccanismo della battaglia navale e facciamo, e facciamo incrociare due dimensioni, il modello di business e il settore. Ad ogni incrocio corrisponde un'azienda più o meno oh, di successo, più o meno nota. Eh, per fare un esempio, eBay ha scelto il modello del business marketplace, cioè un luogo reale o virtuale, metaforico, di vari venditori in cui avvengono degli scambi commerciali, nel settore dello shopping. Eh, Spotify ha scelto il modello del business della subscription, vale a dire degli abbonamenti, nel settore dei media, più propriamente nella, nella musica. La cosa davvero interessante in questa battaglia navale è che ogni casella vuota rappresenta una potenziale nuova idea di business. Sta a noi poi a vedere se poterla sviluppare o meno. Eh, la società liquida a cui ho fatto riferimento all'inizio purtroppo non fa dormire sonni tranquilli nel mondo del business. Non è raro che magari idee anche brillanti, magari seguite da anni di studio e ricerca siano state eh, rubate anche se in modo legale e a distanza di pochissimo tempo realizzate e commercializzate quindi eh, le nostre idee anche quelle più brillanti eh, devono essere subito realizzate altrimenti c'è il rischio di rimanere dei quasi imprenditori no? eh, dedicarsi a business plan, strategie di marketing, ricerca di fondi, problemi amministrativi e fiscali, ricerca del personale, eccetera, potrebbe essere complicato anche per imprenditori eh, più esperti. Figuriamoci magari chi ha una brillante idea e proprio non sa da che punto farsi, eh, da, 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 che punto, da, da che punto iniziare. Eh, in questo caso magari è possibile avere delle, delle, degli aiuti no? e chi vorrà. Magari approfondire questo, questo argomento trova sicuramente. Eh, un valido, un, un valido, dei validi consigli, un valido aiuto eh, sui libri di un signore che si chiama Lorenzo Ait. Eh, uno dei pochi in Italia che può davvero definirsi un imprenditore eh, seriale, ha fatto dei video, ha fatto delle conferenze e eh, è autore anche di alcuni libri molto, molto noti come La rivoluzione dei precari oppure Startup in, 20, in 21 giorni. Ti ringraziamo Sandro, ma dobbiamo dire che c'è una componente che la gioca molto male insomma questa nostra scelta di diventare imprenditori di proseguire proprio in questo percorso quando si è iniziato e non vediamo i primi risultati e cioè quello della paura questo cambiamento che spesse volte ci fa veramente sempre tanta tanta paura e poi non sappiamo neanche che cosa scegliere, se l'innovazione oppure naturalmente andare verso la tradizione e poi un'altra cosa che ci hai detto è leggere leggere, leggere, leggere e questa cosa insomma eh, forse non ci siamo troppo abituati, no? Credo che la cosa sia questo, però senti in questo caso proprio come mi può aiutare un coach cioè un motivatore di crescita personale. C'è la possibilità eh, di trovare dei supporti, degli aiuti no? sia per incrementare la nostra autostima, sia per fare dei eh, progetti, avere degli obiettivi eh, fatti in modo corretto, in modo tale da non inseguire delle chimere irrealizzabili e di tutto questo ne parleremo ora a il settembre risveglio. nel risveglio, il 10 settembre partirà il risveglio e questi temi, come tanti altri, saranno affrontati ehm, di volta in volta con, eh, con tutti gli argomenti di cui, di cui parleremo. Cos'è il risveglio? Il risveglio è un percorso che dura 280 giorni, eh, nei quali faremo delle esperienze per, eh, per ottenere di più. Da noi stessi e dalla vita. Bene, allora Sandro, eh, Sandro Senesi, coach motivatore personale, il risveglio parte il 10 di settembre. Eh, preparato, organizzato e seguito da Sandro Senesi, sarà in piattaforma online: 280 giorni insieme di un laboratorio, di una formazione proprio per la crescita personale. Tanti saranno gli argomenti e sarà molto interessante. Potrete naturalmente chiedere tutte le informazioni che volete sulla pagina dell'usante nei messaggi e vi sarà ha sempre una risposta da Sandro Senizzi.